Benvenuti ad una nuova edizione delle Top News. Varoufakis, pagheremo l'FMI, ci sarà accordo. Divorzio, in vigore la nuova legge. Taxi, il tribunale blocca Uber Pop in Italia. La Grecia ripagherà quanto dovuto all'FMI il 5 giugno perché per quella data sarà raggiunto l'accordo con i creditori. Ad assicurarlo è il ministro delle finanze ellenico Varoufakis. Pagheremo perché non ho dubbi che raggiungeremo un accordo con le istituzioni e i partner europei, ha detto il ministro. Pagheremo il 5 giugno. Entra in vigore da oggi la nuova legge che abbrevia i tempi per il divorzio. D'ora in poi basteranno 6 mesi per dirsi addio, in caso di separazione consensuale, o 1 anno se la separazione è giudiziale, indipendentemente dalla presenza di figli. L'applicazione delle nuove regole ha effetto immediato e vale anche per i procedimenti in corso. Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco di Uber Pop su tutto il territorio nazionale, accogliendo così il ricorso presentato dall'Associazione dei Tassisti per concorrenza sleale. È una decisione che rispettiamo, ma non comprendiamo, ha replicato l'azienda, annunciando che farà ricorso. È salito a quasi 800 morti il bilancio delle vittime causato dall'eccezionale ondata di caldo che sta investendo il nord e il sud-est dell'India, con temperature che in alcune zone hanno sfiorato i 50 gradi. La calura ha trasformato in fornaci molte metropoli, tra cui la capitale New Delhi, che anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, ha registrato una massima di 45,5 gradi, che ha fatto letteralmente sciogliere l'asfalto. Il derby sempre di domenica e sempre alle 12. È questa la valutazione del Viminale dopo gli incidenti che hanno preceduto e seguito Lazio-Roma di ieri. A preoccupare anche la scoperta che agli ultra polacchi del Wisla Cracovia, gemellati con i laziali, si sono aggiunte unità da Bulgaria, Grecia e Inghilterra per un'escalation internazionale del tifo violento. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di B.B. King. Le autorità statunitensi indagheranno per omicidio dopo che 2 delle figlie del bluesman hanno accusato 2 dei collaboratori del padre di averlo avvelenato. Il cadavere del musicista, deceduto lo scorso 14 maggio a 89 anni, è stato sottoposto ad autopsia. Per avere i risultati bisogna aspettare 6-8 settimane. Il funerale della leggenda del blues è previsto per sabato.